Ben ritrovati a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici di Class CNBC, pronti per una nuova puntata dei vostri soldi, la nostra trasmissione dedicata al mondo della finanza personale. Oggi parliamo del mondo della casa, in particolare degli affitti brevi, ma cercheremo di sapere anche quali sono le tendenze per il settore immobiliare. Vado immediatamente a raggiungere il nostro ospite che ci sta aspettando negli studi della Capitale e con lui per la prima volta sotto questa nuova veste, una veste davvero importante, quella di presidente nazionale della FIAIP, che è la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, e con noi il presidente Giambattista Baccarini. Come sta? Tutto bene, grazie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e complimenti dunque per la nomina, che è davvero di pochi giorni fa alla presidenza. Io le chiedo subito, perché la FIAIP ha partecipato insieme a siti internet molto conosciuti, penso a Airbnb, penso a Booking, penso a HomeAway, a importanti incontri con i rappresentanti del governo per quanto riguarda la tassa sugli affitti brevi. Si ricorda un po' la tassa Airbnb, doveva partire prima della stagione turistica estiva, in realtà diciamo di ricorso in ricorso adesso dovrebbe arrivare il versamento il 16 di ottobre. Le chiedo innanzitutto di fare un po' un riepilogo di quello che è successo, visto che voi come FIAIP avete partecipato proprio agli incontri. Presidente. Sì, innanzitutto questa tassa nasce per colpire le multinazionali del web. Ma il legislatore ancora una volta ha dimostrato, diciamo, di non essere vicino a quella che è la pratica operatività di tutti i giorni, perché non ha raggiunto quello che è l'obiettivo vero, che è quello appunto di riuscire a far pagare le tasse alle multinazionali. Di fatto queste multinazionali hanno la propria stabile organizzazione al di fuori del nostro paese e quindi non pagano le tasse in Italia, le pagano in minima parte, e quindi questo ha comportato un aggravio di adempimenti di responsabilità sulle nostre spalle di noi operatori intermediari. Diciamo che come federazione abbiamo fatto sì che ci sia stata una proroga nell'entrata in vigore, nell'operatività di questa norma, in quanto il decreto legge è entrato in vigore il 24 aprile, il provvedimento attuativo è del 12 luglio, ma noi abbiamo fatto richiamo, appello al rispetto dell'articolo 3 dello Statuto del Contribuente, che stabilisce che non si può chiedere adempimenti tributari al contribuente prima che siano decorsi 60 giorni dall'emanazione del provvedimento attuativo, perciò non prima del 12 settembre. In pratica, nell'ultimo incontro che abbiamo tenuto il 27 settembre presso l'Agenzia delle Entrate assieme al MEF, ci hanno confermato che la ritenuta del 21% sarà da effettuare già appunto dal 16 ottobre, quindi tra pochi giorni. Manca ancora una circolare operativa, hanno promesso che ci sarà un provvedimento, addirittura un video tutorial nel sito dell'Agenzia delle Entrate, e la cosa importante però è arrivato questo, il video tutorial? Non è ancora arrivato, lo stiamo attendendo, e la cosa importante però è che il versamento, cioè la ritenuta del 21% sarà da effettuare solo per quei contratti che siano stati stipulati dal 1 giugno in poi e solo relativamente ai canoni di locazione che siano stati incassati dall'intermediario e versati al proprietario locatore dal 12 settembre appunto in poi, come dicevo prima, per la proroga ottenuta. Come funzionerà in particolare la provvigione per l'agente immobiliare che lei rappresenta, Presidente, in questa tassa Airbnb? Sì, attendiamo ovviamente le linee guida operative, ma ci hanno risposto nell'incontro fatto appunto circa 2 settimane fa che sarà molto importante stabilire nell'accordo, cioè nel contratto di locazione, distinguere quello che sarà il canone di locazione dal compenso provvisionale e dai costi relativi ai servizi, quali per esempio la biancheria o la pulizia. Distinguendo bene queste voci è chiaro che la ritenuta del 21% sarà da effettuare solo ed esclusivamente sul canone di locazione, quindi la provvigione sarà fatturata a parte, e questo non creerà grandi problemi a noi agenzie immobiliari, ne creerà invece ai portali del web, che invece tendono a riversare al proprietario l'ammontare percepito del canone di locazione decurtato dalla provvigione. In effetti la cosa importante è capire anche il perché questi siti internet stanno facendo tutta questa resistenza, Presidente. Poi ci dica come secondo lei andrà a finire questo braccio di ferro tra il governo, che vorrebbe appunto riscuotere i soldi della tassa Airbnb, e i siti internet, i colossi internet che sono già nel mirino della web tax, che invece fanno una vera e propria resistenza.
Sì, beh, chiaramente c'è un tema molto più ampio, a mio parere, a nostro parere, che è legato al carico fiscale del nostro paese, perché poi queste multinazionali, perché hanno una stabile organizzazione al di fuori del paese Italia? Perché c'è un carico fiscale, ne abbiamo parlato altre volte qui da lei, molto importante, eccessivamente gravoso, e quindi si tende a fare di tutto e di più per cercare di evitare. Quindi noi non siamo per contrastare o per come dire, far sì che queste multinazionali paghino le stesse tasse che andiamo a pagare noi, ma al contrario vorremmo assieme alle multinazionali fare una lotta comune per far sì che si abbassi il carico fiscale per tutti quanti coloro che operano in Italia. A proposito di carico fiscale, insieme a Confedilizia, il cui presidente è spesso ospite davanti alle telecamere dei vostri soldi, anche voi di FIAIP vorreste estendere la cedolare secca, questo 21% di cui stiamo parlando, anche agli immobili non residenziali, per esempio i negozi. Mi corregga se sbaglio, qual è l'obiettivo che vi volete porre in questa campagna insieme a Confedilizia? Sì, assolutamente, è esattamente quello che diceva lei, cioè da anni che assieme a Confedilizia noi proponiamo l'estensione della cedolare secca anche per le locazioni a uso diverso dall'abitativo. Questo per tre ordini di motivi: uno, per rilanciare un settore, quello del terziario, del commerciale, fortemente colpito dalla crisi. Un secondo motivo è legato a una lotta forte all'evasione fiscale. Il terzo motivo è una rivitalizzazione dei centri urbani che sono stati colpiti da quella che noi definiamo una desertificazione commerciale dei centri storici. E Confedilizia stessa ha fatto uno studio, una ricerca, poche settimane fa, nella quale appunto ha evidenziato come il tax gap, cioè il differenziale tra il gettito reale e il gettito potenziale di evasione tributaria, si sia praticamente dimezzato. Più nel dettaglio è diminuito del 42% e anche la propensione all'inadempimento è diminuita del 40%. Quindi, in poche parole, le prove dicono che la cedolare secca sugli affitti abitativi ha portato un dimezzamento dell'evasione fiscale, recuperando circa 1 miliardo di euro, e addirittura ha favorito la tax compliance, ovvero questa propensione, diciamo così, il livello di adesione spontanea del contribuente agli obblighi fiscali. Quindi noi siamo assolutamente, abbiamo accolto favorevolmente l'approvazione da parte del Senato della nota, della risoluzione, alla nota di aggiornamento del Senato, che appunto prevedeva e ha previsto l'ampliamento, l'estensione prevede della cedolare secca agli affitti non abitativi, e addirittura prevede anche la proroga dell'aliquota del 10% agli affitti abitativi, cioè ai contratti a canone concordato. È vero che la reazione del governo non pare così manifestamente positiva, perlomeno nella cornice politica economica della legge di bilancio al Senato. Il ministro Padoan non ha manifestato in maniera plateale questo intendimento, però noi siamo fiduciosi che possa essere recepita nella legge di bilancio. Che quindi poi nella legge di bilancio che va presentata entro il 20 di questo mese ci sia. A proposito di legge di bilancio, presidente Baccarini, che bilancio fa lei del bonus ristrutturazione, del bonus mobili? Alcuni stanno andando, diciamo, ad esaurimento, salvo che sempre nella già citata legge di bilancio non ci sia una proroga. Hanno davvero reso le case degli italiani questi bonus più confortevoli, anche più sicure, visto quello che è successo sul sisma? Ma adesso magari parliamo anche del sisma bonus. Presidente. Sì, secondo noi sono assolutamente da riproporre, anzi noi proporremo assieme a Confedilizia che vengano prorogati questi incentivi fiscali, questi bonus ristrutturazioni, perché hanno determinato non solo una rivitalizzazione del patrimonio immobiliare, una valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso una riqualificazione dal punto di vista energetico, ma anche hanno agevolato e agevolano la commercializzazione di quegli immobili vetusti, cioè di quegli immobili che sono appunto da ristrutturare. Abbiamo sentito poche settimane fa il ministro Delrio, tra l'altro, manifestare alla Camera proprio la bontà di questi incentivi, stabilendo come dal 98 in poi, cioè quindi quasi 20 anni che ci sono questi incentivi fiscali, abbiano determinato la bellezza di 16 milioni di investimenti, ovvero il 62% delle famiglie hanno attinto a questi bonus, il che vuol dire che ci sono stati 264 miliardi di investimenti tra riqualificazione energetica e recupero edilizio. Davvero non sono poco, tenuto conto del fatto che le case degli italiani purtroppo risalgono ormai a tanti decenni fa nella stragrande maggioranza, e quindi hanno davvero un po' bisogno di essere ristrutturate. Presidente, le volevo chiedere, prima ho citato il sisma bonus, beh, ha visto anche quello che è successo la scorsa estate,
Voi vi siete fatti paladini insieme proprio anche al MEF di Casa Conviene. Ecco, di che cosa si tratta questa iniziativa? Che mi sembra molto lodevole dal punto di vista di diffondere un'educazione. Noi parliamo spesso di educazione finanziaria che manca agli italiani, ma manca anche educazione per quanto riguarda le proprie case e come renderle ancora più sicure. E ovviamente ogni riferimento al sisma bonus è puramente voluto. Presidente Baccarini. Sì, noi sin dall'inizio, sin dall'anno scorso abbiamo aderito favorevolmente al progetto Casa Conviene, che è una campagna social ideata da parte del MEF, perché, come diceva lei, ha un principio molto sano, che è quello di una diffusione della cultura della riqualificazione urbana, della riqualificazione dal punto di vista energetico, e quindi, come dire, va a soddisfare un interesse generale della comunità. Questo comporta un inevitabile rilancio anche della circolazione degli immobili, quindi favorisce la commercializzazione degli immobili, da non confondere col fascicolo del fabbricato, che invece è un tema che si è affrontato nel periodo, diciamo, di Renzi con Casa Italia, dove noi invece siamo d'accordo per quanto riguarda il principio che è sano, cioè quello di valutare la messa in sicurezza degli immobili, eventualmente provvedere alla manutenzione, ma non siamo d'accordo che sia, diciamo così, un carico di spesa al proprietario e quindi conseguentemente una ricaduta per il cittadino e quindi per la comunità. Cioè questo, eventualmente il fascicolo fabbricato dovrà essere un carico dello Stato, in quanto ha tutti gli strumenti per poter valutare se l'immobile è dal punto di vista della sicurezza a posto e quindi se debba eventualmente necessitare di interventi per la sua, appunto, stabilità e sicurezza. Presidente, siamo quasi in conclusione, le chiedo di resistere ancora un po' con la voce, che sento che la sta un po' abbandonando, ma abbiamo veramente finito. Le volevo chiedere un'opinione su come sta andando il mercato immobiliare, perché abbiamo visto dai dati dell'Agenzia delle Entrate che dopo un primo trimestre piuttosto positivo, il secondo trimestre è sì cresciuto, però rallentando. Dal vostro osservatorio, che è molto importante, quello degli agenti immobiliari professionali, come vede l'andamento del mercato immobiliare in Italia nella seconda parte del 2017? Si sbilanci, come andrà per l'intero anno? Presidente. Noi siamo fiduciosi, nel senso che abbiamo i dati che diceva lei, un più 8,6% nel primo trimestre del 2017 rispetto all'anno precedente, un più 3,8% del secondo trimestre. Il numero delle compravendite immobiliari dell'anno passato si è attestato intorno ai 535.000 compravendite annue, riteniamo che a fine anno si possa arrivare intorno ai 550.000. Quindi una proiezione positiva. È chiaro che questi dati positivi, diciamo, che fanno registrare una ripartenza del mercato immobiliare, sono a fronte di un livellamento dei prezzi verso il basso prevalentemente, cioè i prezzi sono calati. E le nostre proiezioni ci dicono che però il calo dei prezzi sia praticamente arrestato soprattutto per le grandi città e soprattutto per tipologie di immobili che hanno diciamo un taglio di medio-alto livello, cioè di un certo pregio. Ecco. Quindi noi siamo fiduciosi, è veramente il momento delle grandi opportunità, quindi il momento di valutare con attenzione l'acquisto della proprietà immobiliare. Grazie davvero a Gian Battista Baccarini, ricordo presidente nazionale della FIAI, per la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Grazie presidente, a presto. Grazie a lei. Grazie a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici che anche oggi hanno scelto di informarsi con i vostri soldi. Vi aspetto domani a quest'ora.